direttore, le mai aiutare? Santino non può stare carincia manco un altro giorno. L'ammazzeranno. No. Ma ti devo pure in capo una cosa, che nella mia prigione non si muore senza il mio permesso. E poi spio uno, quando parlano si devono assumere la piena responsabilità di quello che fanno. E chi mi volesse rire? Che te voglio rire? Che mi sono sfastriata, mi sono scassata in palla di queste richieste d'aiuto. E vengono i bambini, le fidanzate, le mogli, e qua ci manca che vengono solo i nonni e zii, non me ne fotto un cazzo del tuo fidanzato. Guarda questo ufficio, guarda sto posto di merda. Io qua dentro ci passo 12 ore al giorno e non ho commesso nessun crimine. E lo sai quanto mi danno al mese? Lo Stato mi dà solamente 2 milioni tutto compreso, anche gli assegni familiari. E da lì ci devi pagare la casa, la macchina, da mangiare. E forse ti rimangono 4 soldi per puttane. Almeno i soldi per le puttane li devo risparmiare, no? Mi spiego? Se ci dino vogliono tuoi che io gli faccio un favore, anche tu devi fare qualche piccolo sacrificio. Che ne dici, eh? Vedi che hai capito, bravo. Bravo. Si conclude qui questa edizione flash di Planet Goal e vi ricordo che domenica la nostra trasmissione inizierà alle ore 18. Un affettuoso saluto dalla vostra Serena Michetti. Ed è con noi una delle poche persone davanti alle quali io mi posso inginocchiare, altro che Floyd, altro che Floyd, altro che Stati Uniti, altro che Stati Uniti. Stai zitto tu, Parenzo, che ripeti sempre le stesse cose quando c'è Mario Salieri qui. Una delle poche persone davanti, a quella, davanti alle quali io mi inginocchio, davanti alle quali io mi inginocchio con devozione, non è per la cosa dell'America, Floyd, è la persona che mi ha regalato momenti di gioia estrema. L'altro giorno io sono andato a ripercorrere tutta la saga di Concetta Licata. A proposito, devi proteggere meglio i tuoi copyright, caro Mario, perché si possono prendere ovunque i tuoi film. Bisogna proteggere meglio questi capolavori. Epiche, stai zitto, Parenzo, proprio. Voglio che fai silenzio un attimo. Mario storie Salieri epiche. Con noi, eccoci qui. Ciao Giuseppe, ciao Parenzo. Ciao, mi inginocchio, buonasera, sono in ginocchio. Maestro, sono in ginocchio davanti a te. Non mi ginocchio davanti a nessuno, davanti a te mi inginocchio. Lo so che tu non ami queste cose, però io ti assicuro che sei stato un pezzo fondamentale della mia crescita. Che ti devo dire? No, no. Ti ringrazio. E non credo che sia stata una crescita malsana. Certo, il sesso ha avuto una sua influenza nella mia vita. Beh, sei un malato. Ma sei no, sono malato, sono uno che ama il sesso. Sei, in tutte ma è anche certificato che tu, ce lo dicono tanti psichiatri, amici in comune, ma non che hanno vero. Certificato il fatto che tu su questo hai una malattia. No, hai una malattia. Ma no, ma sono semplicemente amante del sesso in tutte le sue forme. Dai, assolutamente. Con te, le persone che state con te lo sanno, sei una persona malata. No, che a un certo punto va anche. Però, si è fatta anche seguire. Ma non e è vero, ma che cazzo dici? No, va aggiungo con risultati evidenti. Negativi. Allora, maestro, io voglio chiederti una cosa. È uscita la notizia che hai vinto la causa con la causa con Raffaele Auriemma perché ti aveva accusato di averlo messo di averlo messo in un film con una sua telecronaca, è andata a finire in un film e lui non sapeva che era un film porno. Come si fa? Cioè, voglio dire, lui lo sapeva che il film era un film porno, no? Ma certamente che lo sapeva benissimo. Vedi, Auriemma, il problema è questo. Auriemma nasce come commentatore sportivo per piccole radio e TV locali. Gode di una certa notorietà in campagna per le sue frasi celebri, tipo si gonfia la rete, insomma, certo. E per le sue indiscusse capacità, perché è molto bravo anche. Assolutamente. Per questo motivo nel 2005, quando io realizzai questa serie che si intitolava Serie di Football, decisi di fargli commentare un torneo che avevo organizzato all'Etna Stadio di Praga, che è lo stadio dello Sparta Praga, tanto per intenderci. Proprio perché ritenevo fosse una voce interessante, così attraverso amici in comune l'ho contattai e prendemmo un accordo economico, naturalmente. Fece la telecronaca. Hanno detto 500 euro, hanno scritto da qualche 500 parte. 500 euro all'epoca, sì, 500 euro, è il 2005. Fece la telecronaca anche molto bene, devo dire. Firmò la liberatoria, fu pagato con un regolare. Ma lui segno. Sapeva, tu sei sicuro? Lui sapeva. Ma certo che sapeva, ma a parte che fu presentato da amici in comune. Ma poi scusami, Giuseppe, io nel 2005 avevi già conosciuto anche dai bambini di 10 anni. Ma certo, già c'era stata Concetta Licata, già c'erano stati tutti i film. Ma poi c'era stata una rete locale, Telecapri, che praticamente trasmetteva costantemente tutti i miei film nella versione erotica. Cioè in non casa. Poteva quindi, pensare, insomma, non poteva pensare di andare, come dire, a fare una telecronaca in un film. Tra l'altro
lui oltre che sapere benissimo chi fosse, insomma, mi mostrò anche, voglio dire, dei complimenti in merito al mio lavoro, insomma, quindi fu una collaborazione del tutto normale. Perché lui mi ha detto no, io non sapevo che sarei andato a finire dentro un porno, questo ecco, mi ha detto. Adesso ti spiego i problemi quali sono. I problemi sono stati due sostanzialmente. Il primo è che questa serie ebbe un enorme successo. Per due motivi. Per il motivo che praticamente fu una serie di poco Salieri football. Poco antecedente alla nostra vittoria dei campionati del mondo, e fu commercializzata con un album di figurine in stile Panini, diciamo, quindi una cosa abbastanza inedita. E la seconda è che alla fine di questa serie c'è una mia intervista esclusiva a Carlo Petrini, che era un ex calciatore della Roma, di Nils Lidom, Nereo Rocco, del Milan, eccetera, che praticamente espone una denuncia incredibile che andò a finire addirittura in alcuni uffici della magistratura. Però quello il punto è un altro. Lui sostiene, tu, ecco, insomma, queste le due tesi. Il punto è questo, adesso arriviamo al suo, che è il secondo punto. Il punto è questo, che lui nel 2008 viene assunto da Mediaset Premium, quindi la sua carriera inizia praticamente a diventare importante. Cioè, e lui si è vergognato dopo, si è vergognato di quella roba. Non dice. È che si è vergognato, Giuseppe, purtroppo in molti settori, vedi, io sono anche un direttore di doppiaggio, io ho lavorato, prima tu hai fatto ascoltare un brano di Concetta Ricata, quell'attore aspetta che non sento più niente, allora quell'attore che doppiava, quell'attore che doppia in dialetto napoletano, un attore americano che si chiama Ron Jeremy, è un famosissimo attore di cinema e di teatro. Ma che fine ha fatto Ron Jeremy intanto? Jeremy ebbe una disavventura, ebbe una malattia, insomma, abbastanza seria, si è ritirato, ma ora sta tranquillo, lui è una celebrità in America. Quindi, Ron Jeremy è un grandissimo, quello di Parenzo, quello un po', diciamo, nanerottolo, un po' grosso, che è un super dotato, grande protagonista del porno mondiale. Mi chiedo scusa. Chi prenderesti come protagonisti del mondo del calcio? Cioè, del mondo del calcio di adesso? Chi ti sembra adatto a fare un film con te? So che tu non ami le star, no? Tu hai scoperto degli attori che non erano noti, insomma, li hai fatti diventare famosi. Ma del mondo del calcio di adesso, chi prenderesti? Guarda, tu parli con una persona che non è molto accorsata, ti dico la verità, perché non è tra i miei sport preferiti. Comunque, certamente Cristiano Ronaldo, insomma, è un bel personaggio, che certamente, insomma, potrebbe suscitare l'interesse, soprattutto secondo te, un grande chiavatore. Probabilmente sì. Senti, ma che fine ha fatto? Io sono sempre curioso di chiederti, Gio Calzone, adesso Parenzo non lo conosce, ma Gio Calzone, nel mondo degli amanti del porno, sì, però è chiaramente uno pseudonimo, però Gio Calzone è un personaggio innanzitutto con una minchia notevole, quello pseudonimo glielo devi io, perché durante una produzione a Napoli che si intitolava Sceneggiata Napoletana lo portai per la prima volta nella sua vita a mangiare una pizza. Lui è francese, è un attore francese. Dico, lo portai per la prima volta a mangiare una pizza a Napoli e si mangiò quattro calzoni napoletani, che è una cosa assolutamente indecente. Da lì nacque il soprannome Calzone. Adesso Gio Calzone, che si chiama Giuseppe, vive a Budapest e si occupa di ristrutturazioni immobiliari. Ma una delle delusioni più grandi che ha avuto da parte, che ne so, di porno attrici, qual è stata? Una donna che ti ha deluso, che poi si è ritirata? Perché è una delusione? Perché era una donna estremamente intelligente, estremamente piacevole, con cui si conversava una meraviglia, ma sul set, sulle scene di sesso era una statua, cioè era una cosa veramente indescrivibile. Per riuscire a tirare fuori qualche emozione bisognava lavorarci tantissimo sopra. Ma questo è interessante, perché molti considerano l'aspetto di Moana Pozzi come grande pornostar. In realtà, secondo me, era più una persona cerebrale e di intelligenza, di conoscenza, più che una performer sul set, secondo me. Assolutamente, come performer a mio avviso non valeva nulla. Era però una donna dotata di grandissima intelligenza e di grandi capacità comunicative. Un'ultima cosa, scusami, recentemente abbiamo parlato di una cosa che ovviamente molto nota, che è lo squirt. Tu sei dell'idea che lo squirting sia, non so se te l'ho già chiesto, sia una roba totalmente finta nei tuoi film non c'è quasi mai lo squirt.
senti, no, a me fa un po' schifo, ti dico la verità, anche perché spesso questo squista è pipì, insomma, quindi voglio dire, è una pratica che a me non piace. Un grande confronto con la signora lì, come si chiama la signora? Quella sì, che... chi è? Quella, la squiltatrice nostra quella, preferita, quella che dice di avere tre litri, di fare tre litri. Ci vorrebbe un grande confronto. Cioè tu non lo fai mai, tu non, nei tuoi film non c'è quasi mai. No, i miei film non contengono questo tipo di ed è tutto finto secondo te nel porno? Cioè... No, guarda, sinceramente non lo sai. Non saprei, credo che in alcuni casi possa essere vero, ma insomma in gran parte dei casi si tratta di pipì, insomma, non di altro. Ciao amico mio, a presto, ciao, grazie.